Radio Radicale, ci occupiamo del populismo in Italia, e lo facciamo con Pietro Folena, che come sapete è stato parlamentare, esponente politico del PC, PDS, dei Democratici di Sinistra, e che oggi si occupa di iniziative culturali e che ogni tanto scrive qualche bel saggio. Uno di questi è Servirsi del Popolo, edito dalla Nave di Teseo, origini, sviluppo, caratteri del nuovo populismo italiano. Allora, Pietro Folena, lei ha scritto questo libro facendo una mappatura, una riflessione storica su quello che è stato il populismo italiano. Allora, come nasce questo populismo? Perché oggi siamo arrivati a questo punto? E soprattutto questa origine dove nasce? Il punto di inizio della mia ricerca è proprio la constatazione che 30 anni fa, 35 anni fa, l'Italia era il paese con i partiti popolari più organizzati dell'Europa e dell'Occidente, e oggi invece è il paese che ha più pulsioni populiste insieme all'Ungheria dell'Occidente. Come è stato possibile questa mutazione genetica, questa trasformazione? Ho cercato quindi di fare una ricostruzione che per tre quarti è storico-politica e per l'ultimo quarto è di natura invece sociologica. Questo cambiamento è stato possibile perché il crollo del muro di Berlino, congiunto col fatto che l'Europa aveva messo dei nuovi vincoli, dei nuovi parametri europei, e con una crisi morale di credibilità delle vecchie forze politiche, questi tre fattori congiunti hanno fatto saltare il vecchio sistema politico. In quel vuoto di sistema politico non sono nate delle nuove forze politiche di tipo, diciamo, tradizionale, ma neanche di tipo innovativo. Sono nati sostanzialmente fenomeni politici di tipo leaderistico, fortemente costruiti sulla persona, insomma. Abbiamo avuto un primo parziale episodio territoriale a Palermo con la rete di Leo Luca Orlando quando cominciò, ma i tre grandi fenomeni degli anni 90 sono stati la Prima Lega di Umberto Bossi, Forza Italia di Silvio Berlusconi e il populismo giustizialistico di Antonio Di Pietro con Italia dei Valori. E queste tre risposte diverse, collocate anche diversamente nello schieramento politico, hanno contribuito a tenere aperta una grande instabilità della transizione italiana. Negli anni 2000, poi, dopo le Torri Gemelle, lo scatenamento della guerra in Afghanistan e in Iraq, e poi via via con la crisi internazionale esplosa nel 2008, il populismo è diventato un fenomeno globale, non solo italiano. Mentre quello degli anni 90 era un fenomeno precipuo, specifico italiano, quello degli anni 2000 fino ad oggi è un fenomeno internazionale e globale, che trova nell'attuale presidente americano, fino al 3 novembre, un punto di riferimento estremamente significativo. I tre fenomeni politici che hanno contrassegnato, diciamo, questo secondo periodo e che si possono iscrivere dentro un impianto di natura populista sono il grillismo, il fenomeno dei 5 Stelle, il PD di Renzi, il cosiddetto PDR, così come venne chiamato allora, un breve periodo, ma in cui in qualche modo una forza politica di tipo più tradizionale ha fatto sua un impianto di questa natura, e infine il populismo sovranista della Lega di Salvini, della Seconda Lega, e oggi in qualche modo anche di, almeno parzialmente, di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Senta, secondo lei la sinistra di cui faceva parte lei, si è in qualche modo incuneata in questa ideologia? Lei ha fatto un ritratto molto puntuale di quello che è accaduto,
Però noi ricordiamo che Di Pietro venne portato in Parlamento dallo stesso D'Alema, che è lo stesso Occhetto, che poi si candidò per le europee con lo stesso Di Pietro, aveva strizzato l'occhio a questo tipo di movimentismo che era nato anche con la rete. Allora, la sinistra si è allineata parzialmente e in qualche caso, diciamo, opportunisticamente a questi movimenti? Ma forse neanche opportunisticamente, cioè la sinistra, prendendo atto che la coppia fondamentale non era più capitale lavoro o comunque la contraddizione sociale, e per altri versi nel mondo liberale individuo Stato, ha assunto o ha strizzato l'occhio a chi assumeva come coppia fondamentale il basso contro l'alto. Il basso contro l'alto è diventata la narrazione di questi 30 anni. E la sinistra, anziché rinnovare la sua cultura politica aprendola al basso, ha pensato che una scorciatoia di rapporti con forze politiche personali, lideristiche, potesse essere una strada, ma in realtà è stata una strada del tutto illusoria, che più la si perseguiva più favoriva proprio una deriva sempre più populista. Quindi io credo che c'è una grossa riflessione critica e autocritica da fare in quegli anni. Aggiungerei che la sinistra si è allontanata dal popolo in quegli anni. Certo, il PC, il PSI avevano i loro limiti, i loro difetti, ma erano forze popolari. Anche la Democrazia Cristiana erano forze popolari, radicate nel cuore della società. Il modello di partito, di politica che è prevalso dagli anni 90 in poi, è un modello governista in cui il partito è solo uno strumento per raggiungere il governo, non è uno strumento per agire nel cuore della società. E questo governismo, se vogliamo, anche dal punto di vista nominalistico, è l'altra faccia del populismo. Cioè, più si è governisti, più nasce contro il governismo il populismo. Quindi noi chiamiamo populismo tante cose che però magari potrebbero diventare popolari e non populiste, potrebbero dare una natura più popolare alla sinistra, che invece non c'è stata. Senta, lei prima mi ha fatto un parallelo tra l'Italia e l'Ungheria. Allora, l'Ungheria ha vissuto una lunga stagione di convivenza col comunismo. Prima ha vissuto un grande scontro nel 1956 e poi ci ha convissuto pacificamente, dimostrando addirittura di essere forse il paese più capitalista d'oltrecortina. L'Italia invece ha seguito un altro percorso, la contestazione, gli anni di piombo. Allora, perché oggi l'Italia e l'Ungheria si trovano quasi allo stesso punto? Ma sì, credo che questa sia una riflessione da approfondire. La mia prossima ricerca vorrebbe proprio essere mirata su questo aspetto europeo internazionale. Credo che queste due eresie, quella ungherese all'est, il POS ungherese, era il vecchio partito comunista ungherese, era il partito, diciamo così, più aperto al mercato. E il Partito Comunista Italiano era sicuramente a suo modo il partito più, diciamo, anomalo, e anche il resto del sistema politico faceva dell'Italia un laboratorio politico particolarissimo. Quindi probabilmente questa eresia nello stare nei due blocchi contrapposti, finché c'è stato l'89, aveva creato una posizione particolare entrambi questi paesi, che quando è caduto il muro è venuta meno e non è stata sostituita con una grande proposta politica, ma è stata riempita con delle scorciatoie. Senta, lei ha detto che per tre quarti il suo lavoro è stato un lavoro storico e per una parte ha fatto anche un'analisi sociologica. Allora, qual è la sua conclusione su quello che noi siamo oggi e perché abbiamo scelto di essere governati in questo modo? La mia conclusione è che il populismo non è un punto d'arrivo. È quella che alcuni studiosi chiamano un'ideologia debole.
tipica di una transizione. Il problema vero è che questa transizione in Italia dura da più di 30 anni, quindi si fa anche fatica a chiamarla transizione, è più un modo di, diciamo, di abbandonare una specie di palude, un impaludamento del sistema italiano. Io credo che sia il populismo un'ideologia debole, che però può sfociare in ideologie forti, anche di tipo autoritario, può sfociare. La sfida adesso è per le forze democratiche, per il pensiero liberale e democratico, per il pensiero cristiano sociale e cattolico democratico e per il pensiero socialista democratico, di uscire dai confini del Novecento e di rimettersi all'ascolto della società. Quando hai fenomeni come Friday for Future o queste grandi istanze giovanili, femminili nel cuore della società, vuol dire che tu hai delle grandissime tematiche che non trovano voce nelle forze politiche né tantomeno nelle forze di governo. Quindi è lì, secondo me, che si può trovare una chiave per uscire da questa situazione, per dare all'Italia uno sbocco democratico sul terreno della democrazia a una stagione così lunga e così, diciamo così, svilita. Certo. Senta, lei ritiene che Berlusconi si sia pentito del populismo che aveva espresso in passato ed è stato un errore accanirsi contro Berlusconi considerando quello che è arrivato dopo? Ma io credo che c'è una grande differenza fra il Berlusconi delle origini e quello di oggi? E quello di ieri e quello di oggi, perché poi ce ne sono stati diversi. Le piace il Berlusconi di oggi? No, ma io credo che oggi sia possibile. Beh, intanto è sempre stato un uomo politico di grandissimo intuito, cioè non sarebbe ancora lì se non avesse avuto la personalità che ha avuto. E certo, facendo il parallelo tra lui ed altri leader politici attuali, non c'è dubbio che svetta come... Però quello che accennava lei prima è verissimo, cioè il primo Berlusconi comunque aveva un tono populista, una modalità populista che gli ha dato un grande consenso nell'immediato, ma che poi è stato anche un grande problema, perché quando lui invece ha dovuto costruire una forza politica vera, europea, integrarsi nel Partito Popolare Europeo, eccetera, gli è mancata un modello che non fosse quello dei vecchi partiti. E quindi è iniziato, diciamo, un percorso declinante. Io nel libro ricostruisco, come posso dire, obiettivamente e asetticamente l'errore che fece la sinistra, ma anche una parte di intellettualità, nella cosiddetta demonizzazione di Berlusconi, cioè pensando che con Tangentopoli, con le grandi inchieste, si fosse aperta un'autostrada per andare al governo, ma quello che si sentiva non era profumo di rivoluzione, era invece qualcos'altro, insomma, tant'è vero che, diciamo, non è stata la sinistra a uscire vittoriosa da quella vicenda. Quindi non c'è dubbio che la storia ci permetterà anche nei prossimi anni di approfondire un giudizio personale e come leader politico su Berlusconi un po' più equilibrato rispetto a quello che è stato dato in epoche passate. Senta, un'ultima domanda. Tra qualche settimana si vota negli Stati Uniti. Noi vediamo queste folle di americani che vanno a votare per corrispondenza. E lei ritiene che se dovesse vincere Biden cambierebbe anche il volto populista dell'Europa? Ritiene che questo potrebbe essere il principio della fine di questo populismo? Gli anni 50 noi avevamo Eisenhower, c'era il centrismo della DC, è arrivato Kennedy, è cominciata l'apertura a sinistra, è arrivato Nixon, si è tornati al rumore, ha vinto Carter, c'era il centrosinistra. L'Italia e l'Europa hanno sempre avuto un legame molto stretto con gli andamenti della politica americana. Aggiungiamo che quest'onda populista, sovranista, non dico che è partita dagli Stati Uniti, forse anzi è partita prima dall'Europa, però negli Stati Uniti ha vinto in un modo
assolutamente clamoroso. Quindi se dovesse perdere, io non dico che sarebbe la fine del populismo, non ci credo, perché la sfida per Biden sarebbe quella di indicare un nuovo ordine globale. Qual è, diciamo, un nuovo equilibrio globale dai rapporti con la Cina, quelli economici e commerciali, alla grandissima questione ambientale. Lui l'ha messa in modo molto forte nel suo programma, ma ecco, se gli Stati Uniti diventassero sulle questioni ambientali leader del mondo e non invece alla retroguardia come adesso, allora io credo che davvero si aprirebbe un corso completamente nuovo. Bene, senta, io la ringrazio molto per averci un po' spiegato i contenuti di questo suo bel libro dal titolo Servirsi del Popolo, origine, sviluppo, caratteri del nuovo populismo italiano, scritto da, naturalmente, da Pietro Folena ed edito da La Nave di Teseo. La ringrazio molto e speriamo di risentirla ancora per ulteriori riflessioni sul sviluppo del populismo in Europa e in Italia. Grazie. Grazie, è un piacere.